tempo dall'ultimo pestaggio. E questo perché dopo anni di violenze psicologiche, in cui io, come ormai è solita fare la donna, si ricorre anche a un terapista di coppia, succede l'ennesimo pestaggio, sopporti perché ami comunque la persona con cui stai e speri sempre che si redima. È successo che si è verificato davanti ai bambini, ed era la prima volta, per cui questo mi ha fatto rialzare e dire che questo non dovrà succedere mai più. Da lì è stata presa la decisione di, dentro di me, di dire siamo già separati in casa, e poi quando la persona vedi che ti vuole riconquistare con un fiore, perché spesso, come siccome ho avuto modo di confrontarmi con altre donne vittime di violenza psicologica e fisica, il maltrattante dopo cerca di ritornare alla riconquista dell'oggetto perduto, con regali, regalini, effusioni, eccetera. A distanza di un po' di tempo, visto che la cosa si stava riproponendo, sembra la presenza di bambini, se non che c'è stato modo di tamponare lì per lì, e il giorno dopo però ho approfittato di un'uscita di casa sua e mi sono trasferita in urgenza altrove. Se non che dopo c'è stato un tentativo di visite concordate, abbiamo raggiunto anche un accordo, perché la cosa io dicevo ormai era insostenibile. Però c'erano continuamente pedinamenti, telefonate minacciose, durante la consegna di bambini lui ha commesso altri reati. Adesso suonava il campanello, si suonava il campanello, faceva i gesti, parolacce, eccetera, e poi finta di niente, come fosse successo niente. Questo ti porta, perché ti sembra che è impossibile che i bambini vengano usati in questa maniera qua. Poi, quando vedi che si verifica magari un tentato rapimento dei bambini, minacce, desiderio ulteriore davanti ai bambini, eccetera, ti sembra quasi, se lo racconti a qualcuno, fai fatica anche tu a crederci che la persona che hai amato per tanti anni si sia trasformata in un orco davanti ai bambini in questa maniera qua. E quindi ti autotuteli registrando il più possibile, anche perché è consentito registrarsi, questo lo dico con sicurezza perché ci sono anche sentenze della Cassazione che dicono che mi sono rivolta anche un investigatore privato per averne conferma, che la persona con il registratore può registrare tutto quello che vuole, basta che sia presente, e questo dopo può essere utile per dimostrare le violenze e le minacce che hai subito, perché altrimenti c'è sempre uno contro l'altro e una parola contro l'altra. Dopo questi episodi di violenza durante la stessa separazione di fatto, sono ricorsa al tribunale in urgenza perché appunto erano intollerabili, perché non c'era più nessun minimo controllo, neanche richiamo, guarda cosa stai facendo davanti ai bambini. Quando ho visto questa cosa che sfuggiva da ogni raziocinio, ho dovuto fare il corso d'urgenza, e in quel caso in 3 giorni, ma ce ne sono anche altri, li hanno affidati esclusivamente a me, visite protette per il padre, visite protette nello spazio neutro presso la ASL, dove i bambini, ovviamente, dopo aver assistito a tutte queste violenze prima della separazione di fatto e anche durante la separazione di fatto, appunto nei momenti di consegna, rifiutavano il rapporto con il padre. Se non che il rapporto si è proprio rotto in questa stanza di incontri protetti quando il bambino ha detto perché si è diventato buono, si è cambiato, e questa persona, con la scusa che era comunque presente di un educatore o di una telecamera, perché spesso vengono filmati, ha detto no, io non sono già buono, ma perché la mamma ha fatto questo, ha fatto quell'altro, quindi hanno subito una violenza assistita, oltre ad aver subito anche loro comunque dei maltrattamenti per un non nulla, e in questo caso appunto lui li ha tacciati di essere bugiardi, e quindi il rapporto padre figlio viene a cadere, perché se io ti ho visto, negli occhi ti guardo e tu mi dai del bugiardo ben sapendo che invece quello che ti sto dicendo è vero, ci vuole dopo, penso, in psicologia non sono psicologa, però penso come facciamo fatica noi adulti ad accettare di essere tacciati di essere bugiardi a recuperare un rapporto. E invece nel momento in cui i due genitori magari non si guardano in faccia, oppure si guardano solo di sfuggita, mettono un bel timbro sulla relazione, che hanno così due parole magiche, che si chiama alta conflittualità. Quando i servizi sociali ti ricevono, tu racconti la tua storia, prendono un po' paura, però alla fine mettono queste due parole senza specificare.
giustificare perché tu magari ritiri lo sguardo, ti giri dall'altra parte o perché l'altro ha lo sguardo minaccioso. Mentre un'altra brutalità, il tribunale riceve questa relazione e sulla base di queste due semplici parole dispone che affievolisce la potestà ad entrambi i genitori affidando i bambini ai servizi sociali. Così che è come se fosse una terza figura più autorevole di un pubblico ufficiale che gestisce i rapporti tra i due genitori. Nel momento in cui una donna che ha subito certe cose riesce a raccontarle tra le lacrime a un assistente sociale, a un educatore, a un psicologo comunque del servizio incaricato di seguire questa cosa e magari riceve anche la pacca sulla spalla così, però è tutto preparatorio al fatto che dopo ci sia la nomina di un perito che valuti appunto la genitorialità di entrambi i genitori, cioè la capacità di accudimento, di ascoltare, di empatia del bambino, e poi sulla base di quello decidono l'affidamento. E qui però ormai è una moda, nel senso il giudice non ha fatto nel mio caso nessun tipo di istruttoria, perché è vero che c'era la denuncia penale. Ma io se devo dimostrare il perché ho fatto questa domanda di affidamento esclusivo o di aiutarmi a gestire i bambini nel rapporto col padre, perché una mamma non sa come se deve consegnargli così o avere un aiuto psicologico di una figura un po' più tutelante. E cosa succede? Che nominano, nel mio caso hanno nominato un CTU, che è un consulente tecnico d'ufficio del tribunale, uno psicologo. E dopo già due visite, l'atteggiamento nei miei confronti, che già a distanza di mesi, nel frattempo da quando mi ero andata di casa, sono passati un po' di mesi, dall'ultima volta delle minacce, eccetera, ne sono passati altrettanti, rivedersi con il proprio marito in una stanza di uno psicologo che tenta comunque di mediare su nulla. Dove dopo ti ascolta e quando ti ascolta riservatamente ti taccia di parlare del nulla, ti mette in bocca cose che non hai detto, ti senti accusare di sì, ma lei questa cosa ce l'ha detta, ma ne basta un episodio, non ci riferisca tutto, ma tu pensi che basti raccontare un episodio. Peccato che dopo alla fine dice sì, ma è successo una volta sola. Nel frattempo le visite protette sono andate avanti. E i bambini ovviamente non avendo un padre maltrattante, di solito chi è maltrattante non è in grado di capire cos'è il meglio per i bambini, perché altrimenti io non picchio mia moglie davanti ai bambini, anche se sono violento, ma ho un minimo di capacità genitoriale, non lo faccio davanti a loro, però ovviamente i bambini lo rifiutano e allora studiano questo stratagemma dove si dovrebbe arrivare a una diagnosi di PAS, che è questa sindrome della reazione parentale. Secondo la quale il bambino, nel momento in cui rifiuta il genitore, quello dal quale è stato allontanato per maltrattamenti, lo rifiuta secondo questa diagnosi perché indottrinato, manipolato dalla mamma, la mamma malevola, tutto come fosse tutto un sistema per togliere la figura paterna. Quando nella maggior parte dei casi, pur subendo violenza, la donna non vuole togliere di netto la figura paterna, vuole che il padre sia aiutato a relazionarsi con il bambino. In alcune ASL è l'assistente sociale che fa la diagnosi di PAS, cioè non è un medico, tra l'altro non è una malattia, quindi non si sa come si possa diagnosticare, non è un perito del tribunale, non è un giudice, non è un avvocato, è fuori dal sistema giudiziario, cioè non può fare diagnosi. E l'assistente sociale non può neanche somministrare i test di personalità, ed è successo anche questo, degli assistenti sociali hanno somministrato anche il test di personalità, lo deve fare uno psicologo laureato, tra l'altro, che deve essere iscritto in tutte e due le categorie dell'albo e quindi c'è una specifica preparazione, viene in alcuni casi è stato fatto anche degli assistenti sociali e poi senza indicazione del nome di questo assistente ci sono un test compilato che viene anche firmato, sono i test proiettivi e i test di personalità che somministra, dovrebbe somministrare appunto CTU, perché per valutare se sei un buon genitore o meno, uno psicologo non lo può fare in tre sedute, quattro, quelle che sono che si fanno durante i lavori peritali. Allora è scritto espressamente nei loro codici deontologici, eccetera, e ne hanno parlato anche loro, che il test viene inserito come mezzo per velocizzare lo studio della personalità e della capacità genitoriale. Nel senso, invece di vederti 10-15 volte, che mi servirebbero per farti una bella
radiografia su chi sei, che comunque è sempre uno specialista che te lo fa, quindi tu la puoi comunque confutare con altri, perché la stessa diagnosi medica spesso si presta alla interpretazione, quindi anche in quel caso non dovrebbe essere legge quella fatta da una. E cosa succede? Che questi test ti agevolano il lavoro, nel senso fai quelle 4-5 sedute quando sei fortunato, perché in alcuni CTU, alcune madri mi dicono di aver visto il CTU una volta sola, ti fanno questo test e praticamente accorci i tempi di lavoro del CTU, perché ti danno un quadro, dovrebbero darti, se correttamente eseguiti, con il setting adeguato, con le modalità adeguate, con la persona preparata a somministrarteli, dovrebbero fornire degli elementi utili per la valutazione della capacità genitoriale. Faccia pure queste domande lei finché aspetta in corridoio. Che domande sono? Sono test? No, non sono i test, sono semplici domande a crocette, questionari a crocette che mi servono perché se io le faccio fare così evito di farla venire altre volte, invece di farle tante domande, le faccio questi questionari a crocette e io evito di farla venire una volta in più. Anche io mi sono rifiutata, adducendo stanchezza, ma per mezz'ora hanno cercato di somministrarmi dei test che non erano stati concordati con i due CTP, a sorpresa praticamente. Quindi questo non si fa, perché anche il loro codice deontologico forense, come vede, mi sono studiata tutta la materia, purtroppo, scrivo che il test deve essere somministrato con una certa preparazione anche di relax. Quindi se anche la stessa persona che va esaminata non è a suo agio, si aspetta, si rilassa, si ambienta, eccetera, si prepara. Perché da quelle domande lì può venire fuori se sei istrionica, se sei borderline, se sei schizofrenica, se sei paranoica. E da lì, dopo nella CTU, scrivono la signora del test è emerso che è questo. E dicono potrebbe cagionare un danno. Glielo tiriamo via, lo mettiamo in comunità cagionando un danno certo. Perché lì il danno è sicuramente certo perché interrompi una relazione affettiva con un bambino. E peccato che questi test non vengono somministrati, spesso e volentieri non sono originali. Cioè esistono sui test i copyright di una casa editrice, appunto perché sono test di origine straniera, quindi c'è una traduzione ufficiale di questi test. Se sono quelli non ufficiali, sono anche manipolabili, perché a me è capitato che il test, uno specifico test, non fosse non solo l'originale, che è come un libretto, perché dopo l'ho visto purtroppo, ho visto come è fatto il testo lì. Fossero fotocopie, bianche e nere, quindi, punzonate con la cambratrice, e quindi potevano tranquillamente tirare via il punto, mettere le domande di un altro o farsi loro. Alcune signore, tra l'altro, pur avendo visto il proprio test, non hanno riconosciuto i propri segni perché si ricordavano di aver cancellato una domanda e in quello che hanno controllato non c'era questa cancellatura. E questo è allucinante. E tra l'altro, quando queste donne ritornano nelle cancellerie attraverso i loro avvocati per richiedere la copia dei test, spesso sono distrutti, cioè non compaiono. Se vengono richiesti a CTU, CTU dice li ho già distrutti, che non si può perché è un atto pubblico, perché ricordiamo che il perito nominato a tribunale è un pubblico ufficiale. Quindi sono tutti atti ufficiali. O accetti l'affidamento condiviso, ritiri le denunce, oppure tuo figlio va in comunità per PASS. E questo è gravissimo, perché le madri si trovano spesso a fare, a ritirare le querele. Accettano anche gli affidamenti condivisi, perché sfida chiunque tra le due alternative a scegliere quella della comunità. E poi, ritirando le denunce che hanno precedentemente depositato, perché comunque i tempi sono comunque lunghi, vengono tacciate comunque di PASS, perché tu hai ritirato la denuncia, vuol dire che la denuncia era falsa e quindi entra a far parte questa denuncia ritirata del gran numero che si dicono dei falsi abusi. Viene tacciato come falso abuso, invece è un falso abuso indotto da chi dovrebbe tutelarti. Quindi io ci sono passata. È un'ulteriore violenza nella violenza che si continua a perpetrare e dai servizi e dal CTU e dal giudice del tribunale che non ti crede, da chi ti induce a ritrattare tutto, nonostante le prove eclatanti, e quindi non ti senti tutelata, ti mettono sei istrionica, potresti essere pericolosa. Le madri non sono stupide, sanno di questa diagnosi che pende su di loro e non la daranno mai vinta di perdere il controllo, di buttarsi giù dalla finestra, di fare atti straordinari per far vedere che hanno perso il controllo. Si tengono tutto dentro.
subiscono l'ulteriore violenza, che però è quella peggiore, perché è un conto avere a che fare con chi ti sei scelta come uomo e chi con colui che tu devi fronteggiare di fronte ai figli. Un conto è avere a che fare con tutto un sistema di chi vuole garantire la bigenitorialità ad ogni costo, quando la bigenitorialità di fronte a un genitore maltrattante non può essere garantita. Fa ancora serenante, lo danno invece magari ai bambini, perché nel momento in cui il bambino assiste alle violenze non è che viva sereno e che vada in comunità e dica: oh, che bello stare in comunità, la mia mamma mi ama e sto bene qua. Comunque avrà degli agiti aggressivi, comunque non accetterà di stare seduto, vorrà, piangerà, vorrà la mamma. E quindi dopo un po' pare, perché non si sa, avrebbero fatto degli esami del sangue a tappeto a questo punto, che ad alcuni vengono somministrati psicofarmaci, comunque tranquilla. Il genitore che quando li va a trovare gli dicono agli assistenti sociali: mi raccomando, non faccia domande al figlio. È il figlio che gli dicono: tu non raccontare niente alla mamma. Cioè si crea comunque un muro e la ragazzina se lo deve risolvere da solo. La maggior parte dei casi, anche in queste comunità che costano 400 euro al giorno, non vengono seguiti da nessuna psicoterapia. Andavano avanti, ha depositato questa perizia. Nel frattempo avevo anche denunciato penalmente perché, per vari reati, perché comunque anche nella perizia c'erano delle dichiarazioni false, false, che la cui falsità emergeva solo ascoltando il dischetto proprio della CTU. Cioè, ascoltando il dischetto c'erano delle dichiarazioni che io ho fatto e venivano, sono state scritte in modo completamente stravolto per farmi apparire quella che non ero. Quindi ho fatto 5 denunce penali contro questa CTU, ho fatto un esposto al Ministero di Grazia e Giustizia, se non che alla fine di tutto il giudice che l'aveva nominata si è astenuto, la CTU è stata revocata e alla fine i bambini sono ancora con me. Ma non si sa quando, cioè non si sa per quanto, perché comunque c'è sempre monitorata dai servizi. Le violenze sì, ti dicono anche, io ti credo, lo so che è successo, però bisogna trovare un accomodamento. Ok, allora trovalo e poi mi fai sapere, perché a un certo punto i bambini non sono oggetti da fare esperimenti, proviamo a darglielo al papà un'ora, poi lo portiamo dalla mamma con traumi allucinanti e tanti bambini però sono ancora dentro queste comunità. Nonostante l'ultima sentenza e la comunità scientifica non riconosca la PAS, sono ancora dentro per PAS, non è che abbiano aperto le porte dicendo: ok, la PAS non esiste, fuori tutti quelli entrati in questa maniera. E la paura è quella che ti vengono comunque presi, perché finché non ci capiti dentro pensi di esserne immune. Mia madre che ha subito tutto questo con me, che siamo in tante, ad aver subito violenze anche nelle aule di giustizia, diciamo così, vive nel terrore di trovarsi dall'oggi al domani qualcuno che venga di non trovare il bambino uscito da scuola.